Durante questa settimana, il Liceo Classico Garibaldi, dopo diverse proposte di cogestione che abbiamo concordato, diciamo, con i professori, siamo arrivati alla stesura di un progetto finale che ci ha permesso di ottenere in questa settimana di didattica alternativa, organizzando vari seminari, conferenze sul fumetto, sul movimento studentesco, e oggi abbiamo ospitato una conferenza con un esponente di Libera sulla mafia e le ecomafie. Cosa significano questi momenti di aggregazione per la scuola come la cogestione? Sono i momenti in cui alunni e docenti collaborano insieme, lavorano, progettano e anche svolgono le attività in un modo diverso, con una visione diversa del classico docente, della classica lezione, ma in momenti di condivisione, di partecipazione. Oggi al Garibaldi per discutere della questione delle ecomafie e del rapporto sulla terra dei fuochi, una situazione drammatica che ci racconta le responsabilità del connubio tra una mala politica, una mala imprenditoria e la camorra, di traffici illeciti, una situazione devastante in Campania che o la risolviamo con un impegno civile di responsabilità attiva da parte di tutte e tutti, o saremo destinati davvero ad una tragedia civile ed umana che riguarda la vita di tutti e tutti, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo. Costruire una risposta alle mafie, alle ecomafie, parte proprio dalle scuole. Allora, siamo in presidenza in compagnia della dirigente scolastica del Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Napoli. Allora, preside, com'è andato il percorso organizzativo di questa cogestione 2013-2014 del Liceo Garibaldi? Ma io penso che sia andato bene, che cioè, i ragazzi li vedo soddisfatti, li vedo protagonisti, perché in effetti hanno deciso insieme a noi tutte le linee, tutti i campi di approfondimento che sono stati molto interessanti, hanno ampliato i loro interessi, hanno manifestato veramente quello che io penso che sia la bellezza, il vanto della scuola italiana, cioè il protagonismo dei ragazzi, perché ci deve essere sempre. Io sono diciamo sempre convinta che quando i ragazzi si promuovono a teste pensanti danno sempre un bel contributo. Io penso che dall'asilo si possa già coinvolgere i bambini nelle scelte, figurarsi in un liceo, ragazzi che sono sempre pronti a confrontarsi con una cultura alta, di quelle che trasformano il mondo, come noi scriviamo al Signore, no? Che questa è quello che ci ispira. Fermate un attimo in ripresa. Riprendatevi, chiudete. Già, ci devi fare dello sex macchina. Cioè, praticamente sei stata dalla conferenza di palestra delle 11, la devi fare tu. No, tutte e due. Su questo, sì, sono fatto su questo. E vi chiamo da tutti, ok? Perfetto, fantastico, alle 11. Ok? Tu già tutto pronto? E quindi riprendiamo dopo. Fantastico, da Giorgi perché ho sex macchina. No, io l'ho pensato. No, aspetta. Se schiate. Sì, sarà un errore di certo. Sarà un errore di certo. Sì, stavo tappando. Perdonateci, stavo proprio da tirare. Vedete, sei incazzatissima, quindi. Mistici in centro! Sì, prossimo.